Salve a tutti, questa sera sono qui per presentarvi il mio revolver. L'ho già comprato comunque da qualche mese, quindi non possiamo dire proprio nuovo. E vi sto parlando della Alpha Proi in 35-31 in 357 Magnum. 3 pollici, arma di produzione ceca, e appunto come prima cosa facciamo vedere che l'arma è scarica. E che dire appunto di quest'arma? L'arma, come abbiamo già detto, è camerata in 357 Magnum, quindi praticamente ha la possibilità di sparare sia il 357 che il 38 Special. Appunto, questo tipo 2 di cartucce. Per quanto riguarda appunto, dicevo, l'arma stessa, è appunto un'arma di produzione cecoslovacca ed è appunto con una canna 3 pollici. La differenza appunto che passa fra questa arma, cioè fra questo revolver e diciamo, le precedenti edizioni della Smith & Wesson, eccetera, eccetera, e che anche come quelle appunto nuove, è che diciamo, il percussore del cane non è esterno come le vecchie. Come la 629 della Smith & Wesson, ma è appunto interno come la 686 della Smith & Wesson stessa, da cui anche si differisce perché mentre la 686 ha diciamo la sicura, qui appunto c'è un piccolo foro dove va alloggiata poi una chiave che non permette appunto che il cane si muova, quindi viene praticamente bloccato. Questa di qua appunto non ce l'ha, ma mi sembra anche ovvio perché comunque c'è, diciamo, una sostanziale differenza di prezzo fra le due. Appunto questa di qua è, diciamo, la versione più economica. Per quanto riguarda appunto le prestazioni che dà questa pistola dal punto di vista, diciamo, sia per quanto riguarda la precisione e quindi anche dello sparo, posso dirvi che sicuramente, dato che la canna è un 3 pollici, non è, diciamo, così precisa, così accurata come potrebbe esserlo una versione in 6 pollici. E anche, diciamo, da questo punto di vista stesso, il rinculo è anche maggiore. E questo mi pare che appunto poteste andarlo a vedere nello specifico sul mio canale, dove appunto io ho postato un video al poligono con questo mio gioiellino, e quindi appunto anche là potete andare a vedere che il rinculo e soprattutto la potenza di fiamma che ha questa pistola quando appunto si spara è decisamente notevole. Quindi vedete qua anche 357 Magnum. Per quanto riguarda invece l'asticina dell'espulsore, dei bossoli, questa praticamente va a alloggiare nella sua sede, che è appunto è nel telaio, cosa che appunto si differenzia diciamo, dalle altre edizioni passate, comunque della sua, chiamiamola così, mamma, che è la Smith & Wesson, che appunto non ha questo tipo di alloggio qui nella sede della canna, ma ce l'ha appunto di fuori, quindi come le vecchie 44 Magnum,
che appunto di una volta, degli anni 70. Niente, per quanto riguarda appunto invece il grip, abbiamo un grip di gomma abbastanza duro che è antiscivolo, anche se talvolta per quanto riguarda appunto le prove al poligono, quando si arriva soprattutto a chi ha sudato parecchio le mani, talvolta questo diciamo scivola, quindi non ha una presa molto diciamo molto ferma, quindi di conseguenza anche io per esempio stesso uso dei guanti appunto che non hanno le dita per permettere che la pistola abbia una presa migliore rispetto a quello che vedete qui il tac di mira simile a Novak e niente, appunto, cosa dirvi ancora di più? Che fino adesso, diciamo, nel mio piccolo, anche se sicuramente l'accuratezza, la precisione che può darvi un revolver, sicuramente ci sono delle differenze molto, ma molto notevoli rispetto a quelle che sono le prestazioni di una semiautomatica. E niente, io spero che appunto questo video vi sia piaciuto, perché ci tenevo tanto diciamo, a rendervi partecipi di questo mio gioiellino. E niente, ci sentiamo alla prossima. Arrivederci, buona serata.